vi voglio far vedere una cosa che in Italia si cerca di non farmela vedere, di non parlarne, infatti perché non si sappia una cosa. Lo sapete chi ha fatto la musica del film di Fellini, La città delle donne? Sì, ha detto qualcuno che lo sa, però è raro, guarda. È raro. Che non mi seppelliscano, già mi hanno seppellito con gli introiti della SIAE che non mi pagano per questa canzone, quindi avrei potuto vivere di rendita felicissima viaggiando per il mondo come pensava Fellini, e invece no, almeno mi sfogo facendola vedere, sempre nella speranza che qualcuno me la canti. Lo voleva fare Milva, però e non l'hanno lasciata, impongono sempre gli editori e i discografici, impongono altre canzoni, dice perché devi fare quella canzone natale, chi la conosce? Certo, se mi continuo a mettere il terra addosso prima del tempo. Allora, qua c'è, no? E qua non c'è, una brochure che mi ha finanziato territorio straniero, non l'Italia. Me l'ha finanziato l'Istituto Cervantes, per il quale ho tenuto una conferenza su il Fellini ho conosciuto, dove ho fatto vedere tutte quello. Fellini per me è stato un incontro di una grande amicizia molto esigente che mi ha fatto tirar fuori moltissime cose, soprattutto per fare, per lasciare, per espressive. Ecco, io vi do questo a chi vuole fare la canzone. C'è la canzone, c'è la mia testimonianza. Professionalmente, magari, depositarla alla SIAE, che lo sappia qualcuno, che non mi cancelli prima di tempo. No? Allora, vi passo questo, approfittando della situazione, vi passo questo, Giampaolo, questo... Continuo a fare lo yoga, eh? Ecco, queste erano ragazze del mio laboratorio di musica strega, si chiamava, che facevamo la vocalità unita al gesto. Una di musica strega, che è stato il mio libro, che è stato ritenuto internazionalmente il primo libro di gender. Però ho trovato su internet un signore, uomo, che ha pubblicato un libro molto simile a quello mio, dal titolo molto simile, Musica strega, anche lui. E mi sono messa in contatto con lui per sapere come mai ha pubblicato un libro uguale al mio, con lo stesso titolo. E dice, non sono io. No! Sì, queste cose succedono nelle migliori famiglie. Allora, sentiamo questo di... Tombolo senza la mitria, un dizionario senza benzina, un paracurvine senza la cipria. Senza gino.
Sirene que me acompañan